Oggi guarderemo come con un semplice fraseggio lineare possiamo abbellire e creare tante nuove idee. Vi invito a scaricare subito il PDF che trovate nel link indicato in descrizione, appunto per seguire meglio le indicazioni che vi sto dando. Partiamo dal nostro fraseggio lineare. Come vedete, una semplice misura di 4 quarti tutta divisa in sedicesimi. Troviamo 4 gruppi di note, una da 4, una da 7, ancora da 4 e una con un solo colpo. Guardiamo singolarmente ogni gruppo. Quello da 4 è un semplice paradiddle. Che noi partiamo con la mano destra o con la sinistra, il risultato non cambia. Sul paradiddle ho inserito l'accento sul primo colpo. Secondo gruppo, quello da 7, 3 colpi singoli e poi tutti i colpi doppi. Sul gruppo da 7, come vedete, ho inserito l'accento sul primo e sul terzo colpo. Ripetiamo il paradiddle sempre con l'accento sul primo colpo. E poi un semplice colpo singolo, anche questo accentato. Allora, mettiamo insieme la frase e la sviluppiamo su rullante. Partiamo su rullante, appunto, perché prima di svilupparla poi sul set, cerchiamo di memorizzarla almeno un pochino. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vi consiglio di svilupparla anche partendo con la mano sinistra. 3, 4. Un'altra variante che io ho sviluppato per questo fraseggio è di invertire tutte le figure. Cosa significa? Che praticamente a partire dalla prima figura che è il paradiddle partirò con i colpi doppi e poi due singoli. In questo caso l'accento finirà sull'ultimo colpo. Stessa cosa per il gruppo da 7 e per il paradiddle successivo. Ve lo faccio vedere lentamente. Paradiddle girato. Gruppo da 7 girato, quindi partiamo con i colpi doppi. Di nuovo il paradiddle girato e il colpo singolo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Anche qua vi consiglio di suonarlo anche iniziando con la mano sinistra. Dopo aver visto la nostra frase lineare la portiamo sul set. Anche qui possiamo svilupparla in più modi. Fraseggio lineare spostando solo ed esclusivamente gli accenti che sono indicati. Questi li possiamo spostare sui tamburi piuttosto che sui piatti, magari aggiungendo anche qualche colpo di cassa. Proviamo a farli in entrambi i modi. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ora proviamo a fare un bel pastone di tutto. Con gli stessi fraseggi, sia quello lineare che quello con i colpi invertiti, possiamo creare dei groove. In questo caso, io per renderlo un po' interessante, e potete farlo anche poi nel fraseggio, ho spostato gli accenti dei paradiddle nella versione con i colpi invertiti. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
Successivamente, col nostro fraseggio possiamo prendere i singoli gruppi, quindi 4, 7, 4, 1, e svilupparli su ogni quarto. Sul primo quarto svilupperemo il paradiddle, il gruppo da 7 sul secondo quarto, sul terzo ancora il paradiddle e sull'ultimo quarto un semplice colpo. Questo per creare altre idee di fraseggio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
questo fraseggio. Non vi resta che magari provare con questo, se volete mischiare, provare a mischiare appunto con questi fraseggi, se no potete utilizzarne degli altri. Avete anche qui una miriade di variazioni da sviluppare. Spero che questo video vi sia piaciuto e chi vi abbia dato un input in più per sviluppare e divertirvi sulla vostra batteria. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like che è sempre ben gradito e vi aspetto per un nuovo video. Buon divertimento e buon groove. Ciao!